Oh, buongiorno, questa è una prova, adesso io tolgo questo e lascio il gatto, ecco il gatto che passa, grazie, gatto, sei proprio in mezzo, sei in mezzo, micino, sei in mezzo, bello, guarda, vai a giocare con i cani, bravo, vai, vai, miau. Ok, mentre lui si sposta, insomma, più o meno, noi oggi andiamo a vedere questo volume. Questo è un volumone, come si vede, bello spesso, insomma, non è certo una cosina leggera, sono centinaia di pagine, ed è della serie Hergé, Les Feuilletons Intégrales, una raccolta che presenta tutto quello che è uscito firmato da Hergé nel corso degli anni e lo presenta in modo integrale, cioè con delle ristampe anastatiche, come si vede, che ripropongono esattamente le uscite così come erano all'epoca. In questo caso il periodo che ci presenta il volume, quello che va dal 1938 al 1940. Adesso faccio un po' di sfoglia a sfoglia tanto per far vedere, tanto in mezzo ci passa anche il gatto. Sì, Micio, sì, hai visto? Bello, molto ti interessa questa cosa qui, vero? Ma tantissimo, quanto ti interessa? E dopo le storie di quel periodo, appunto, ristampate esattamente come uscirono all'epoca, molla l'osso gatto, c'è la parte documentale in cui ci sono degli ulteriori approfondimenti sul contesto, quindi sul periodo storico, sulle cose di cui andava parlando Hergé con le avventure di Tintin in quegli anni. Questa è una vignetta della versione, quella che si trova normalmente adesso in libreria. Questa è la prima versione. E questo è il Tintin, lo scettro di Ottokar. Poi andiamo oltre, non giocare con Snoopy. C'è un gatto che sta buttando giù Snoopy, poverino, lo mettiamo qui, così l'abbiamo salvato dalle grinfie del gatto. Alcuni elementi di Benoit Peters che racconta sulle modalità di lavoro di Hergé. La documentazione utilizzata. Insomma, le solite chicche fantastiche che i francesi, pardon, che i francofoni si possono permettere, perché qui siamo sostanzialmente più in Belgio che in Francia. Sì. Esattamente, vediamo ancora tutte queste belle cosette. E poi addirittura c'è una cronologia giorno per giorno di tutto quello che riguarda Hergé e Tintin nel periodo di competenza del volume. Ne sono usciti già diversi altri, ne usciranno diversi altri fino a completare del tutto l'opera. Lo si vede qua giù. Sono 12 volumi in tutto. Ok. Ciao ciao, buon Natale!